Sì. Allora, come ho detto, lavoro in SEO Cube e vi parlo direttamente di quello che vedremo tre casi con le soluzioni reali sulla SEO. E, ogni giorno, cioè ogni volta, sicuramente quando vi siete avvicinati alla SEO, qualcuno vi ha detto dobbiamo ottimizzare i testi. Dobbiamo cambiare i testi, dobbiamo fare questo, cioè dobbiamo intervenire sul testo. Parte è vero, però la SEO è un'altra cosa, perché come vedremo adesso. Quando un cliente ci contatta, ci possiamo trovare davanti a tre scenari, come abbiamo detto: un sito con contenuti ottimizzati, ma un sito non ottimizzato, con una struttura meglio non dire, e abbiamo un secondo scenario dove abbiamo invece dei contenuti scarsi perché magari è stata chiudata l'opportunità di una nicchia o comunque di un settore che non è stato ancora, diciamo, saturato, però troviamo dei contenuti di scarsa qualità perché non è stata fatta magari una strategia, non c'è una strategia, sono stati affidati a dei copy esterni o comunque non si ha esperienza in quel settore, quindi si ha questo problema. E il terzo scenario invece quando abbiamo dei contenuti anche ricchi, quindi un sito pieno di contenuti, ma dietro alle spalle non c'è una keyword research, quindi non c'è una ricerca di keyword, si scrivono contenuti a raffica senza sapere effettivamente cosa scrivere. La SEO, intesa come SEO vera e propria, fa una differenza nel caso numero 1, dove abbiamo dei contenuti di qualità, ma un sito non ottimizzato. E vi parlo proprio di un caso reale che è stato fatto in azienda, dove avevamo un cliente che nel settore della musica aveva dei contenuti di altissima qualità con un'equipe di giornalisti che produceva contenuti veramente eccezionali, e faceva solamente 400 visite al giorno. Quindi questo è un problema perché comunque se non si vedono delle persone che leggono i nostri contenuti ci si demoralizza un po'. Quindi cosa abbiamo fatto? Cioè, è stata ottimizzata la struttura del sito e il cliente da 400 visitatori unici al giorno è passato a 4.000 unici al giorno. Abbiamo categorizzato al meglio, tematizzato il tutto e abbiamo fatto delle ottimizzazioni home page. E il sito praticamente ha triplicato, quadruplicato le visite. Poi che abbiamo fatto? Abbiamo fatto una formazione ai giornalisti che scrivevano sul sito e gli abbiamo spiegato come fare, come andare a produrre questi contenuti. E quindi, dopo che è stata fatta tutta questa formazione, abbiamo ottenuto dei miglioramenti e il cliente è passato a 18.000 visitatori unici al giorno. Un grande salto di qualità, semplicemente andando a formare le persone che si dedicano appunto a quel canale, a quel sito. E questa è una grande gratificazione perché comunque vedere gente che legge i tuoi articoli è una soddisfazione. Quindi, adesso andiamo a vedere un attimo la soluzione dei casi 2 e 3 che avevano degli obiettivi errati o non c'era una keyword research di fondo. E qua entra in gioco la SEO omeopatica. In Italia ci sono tantissimi SEO che hanno capito che, cioè SEO tra virgolette, che hanno capito che intervenendo sui testi è possibile migliorare il volume di ricerca, quindi andare a posizionare le pagine per determinate parole chiave, intervenendo appunto su due o tre parole o comunque andando a ottimizzare quei testi. Questa non è SEO, questa è un'altra cosa, questo è copywriting o comunque content generation. Come appunto i SEO moderni, quando cioè, non c'è nessuno meglio di voi che possa produrre i contenuti migliori nel vostro business. Nel senso, se voi siete esperti in viaggi, cioè io per esempio ho vissuto 3 anni in Andalusia, ho aperto un blog sull'Andalusia, scrivo solo io sul blog dell'Andalusia. E so che i contenuti che genero sono unici, sono perfetti per quel pubblico, so cosa vogliono, so cosa cercano. Quindi è importante avere una formazione interna perché cioè, i contenuti non possono scrivervi di SEO, semplicemente perché.
non ha tempo, non abbiamo tempo per ottimizzare tutti i testi di tutti i siti, di tutti i clienti. Poi ci darete lavoro all'infinito, perché quando voi farete dei nuovi testi, cioè io dovrò andare a riottimizzarli, mentre è più facile andare a saltarvi questo passaggio e aiutarvi a cioè creare dei testi già ottimizzati. E vabbè, perché una keyword in top 10 ovviamente non vi cambierà la vita, è meglio averla in prima posizione. Quindi come si fa? Allora, noi in azienda abbiamo realizzato un software che è SEO Zoom, del quale vedremo anche nel pomeriggio come si utilizza, e questo può aiutarvi a fare una ricerca di keyword per capire quale strategia prendere, qual è il vostro pubblico, come ottimizzare un testo, come realizzare dei testi completi a 360 gradi, come dicevo anche Mirko, e posizionarvi. Quindi quando scriviamo un articolo dobbiamo sapere esattamente, dobbiamo conoscere il nostro pubblico. Quindi dobbiamo sapere anche che tipo di informazione cerca il nostro pubblico e appunto andare a ricercare, approfondire sull'argomento per capire quale informazione è giusto dare. Quando un utente cerca sul web, ha un'esigenza specifica, vuole una determinata cosa. Ormai negli anni le ricerche su Google sono cambiate, dalla semplice parola chiave che magari era viaggi in Thailandia, si è passati a una domanda specifica all'utente, come arrivare dall'aeroporto di Siviglia fino all'hotel tizio. E così dobbiamo appunto andare a capire, a completare, a creare dei contenuti che riescano a rispondere a quante più domande possibili, restando sempre a tema ovviamente. Abbiamo tre tipi di keyword. La prima è navigational, cioè un utente cerca una determinata cosa, per esempio scarpe Prada, torte di mele Misia, oppure formattare iPhone, vuole un contenuto di Ransulla, SEO Ivano Di Biasi, che è appunto il CEO di SEOcube, oppure non so, qualsiasi cosa, andando a citare ricette Gianni Zofferano, comunque va a cercare un determinato contenuto e vuole quello, noi gli possiamo offrire un altro. Quindi ad esempio Ransulla ha delle keyword posizionate come Alice Mail, che fa 11 milioni o 110 mila visite al mese, però effettivamente su quel contenuto nessuno ci clicca perché vuole l'Alice Mail, vuole entrare a vedere le mail, non vuole un contenuto di Ransulla. Abbiamo una seconda keyword che invece è informational, quindi abbiamo quelle keyword che rispondono alle classiche domande chi, come, cosa, dove, perché, quando, quanto. Per esempio, chi ha inventato l'elicottero, come si fa la torta di mele, oppure qual è la cura per l'herpes zoster. Quindi cerca delle informazioni e quindi andranno creati dei contenuti completamente diversi. Quali stile era Ransulla, nel vero senso della parola, come formattare un iPhone, come cancellare una cartella di Windows, che è stato uno dei topic più famosi. Abbiamo invece poi quella lì che interessa a tutti, che è la transactional, che in pratica è l'utente cerca per comprare, è quella più importante appunto, quindi vendita iPhone scontati, prezzo Microsoft Surface Pro, biglietti aerei Napoli-Milano e via dicendo. Quindi queste sono le keyword che tecnicamente interessano più a voi che chi ha un hotel, chi ha una struttura, comunque deve vendere, deve arrivare all'utente finale, deve comunque cercare di essere presenti su questo tipo di keyword. Quindi quando produciamo un contenuto dobbiamo capire effettivamente che tipo di keyword abbiamo, se è navigational, transactional oppure informational. Quindi in pratica se cerchiamo qualsiasi cosa su Google e poniamo la domanda in modo diverso, come vediamo nei suggerimenti, dove comprare un iPhone, chi ha prodotto un iPhone o quando è uscito l'iPhone o il prezzo iPhone, Google che fa? Restituisce degli articoli, dei contenuti totalmente diversi, semplicemente perché la gente cerca cose diverse. Chi cerca dove comprare un iPhone vuole un contenuto diverso che da quando è uscito un iPhone o quando uscirà un iPhone o che caratteristiche avrà un iPhone.
Quindi immaginiamo di avere un sito sulla tecnologia, quindi che facciamo? Andiamo a creare dei contenuti su chi ha prodotto un iPhone, quando è uscito un iPhone, caratteristiche tecniche dell'iPhone, specifiche tecniche, quando uscirà l'iPhone, come sarà il nuovo iPhone 6, foto iPhone 6S, tutto, cioè quindi a cercare delle informazioni, noi creeremo delle informazioni, mentre se abbiamo un e-commerce. Punteremo su dove comprare un iPhone, e via dicendo, quindi il miglior prezzo, prezzo scontato, offerto online, su, sempre con l'iPhone. Però abbiamo un problema, perché fino a qualche anno fa si creavano dei contenuti, un contenuto, una keyword, una parola chiave. Questa era finita perché basta guardare, ad esempio, TrovaPrezzi che riesce a essere presente su tantissime keyword, un pattern di keyword, su offerta iPhone, prezzi iPhone, è presente un po' ovunque. Quindi, e qui il problema nasce perché c'è un algoritmo di Google che si chiama Google Panda che va a penalizzare quei siti che tentano di posizionarsi con contenuti diversi. Con lievi variazioni delle keyword, come chi ha prodotto un iPhone, chi produce un iPhone, chi ha creato un iPhone 6, chi ha inventato iPhone 6 e via dicendo. Perché? Perché la risposta è sempre la stessa e noi la possiamo dare con un semplice articolo andando a catturare tutto il volume di keyword, che adesso vedremo come. Quindi una pagina più keyword, trova prezzi. È posizionato per prezzo iPhone 6, offerta iPhone 6, costo iPhone 6, prezzi iPhone 6, quindi è posizionato per più keyword, più parole chiave, e quindi è possibile effettivamente. Io ad esempio ho un articolo su Instagram, per aumentare follower Instagram, che è posizionato per 554 parole chiave, e ovviamente se la partenza era 1900 ricerche mensili, adesso ne fa 30.000, perché vado a catturare tutte le altre. Quindi riassumendo, quando andiamo a scrivere un articolo, dobbiamo chiederci, intanto, che tipo di taglio dobbiamo dare all'articolo? Se è informazionale, se porta una transazione, quindi un'azione d'acquisto, oppure se è di tipo brand, ma qua non possiamo influire perché alla fine questo interviene in un altro campo che è appunto il marketing, dove si crea appunto il brand come torte di mele Misia o torte di mele Giallo Zafferano e via dicendo. Quindi poi dopo che facciamo? Dopo che abbiamo individuato il taglio, andiamo a fare una keyword research, cioè a individuare le chiavi principali sulle quali vogliamo competere, le secondarie, e andiamo quindi a ricercare un pattern di keyword che possono portarci a un volume decisamente più grande di quello di una sola parola chiave. Quindi come fare? SEO Zoom, ad esempio, ci sono altri strumenti anche, ma SEO Zoom in particolare è una suite che ha all'interno tantissimi strumenti dove, che utilizzandoli nel giusto modo, è possibile andare a individuare queste keyword che hanno lo stesso search intent, quindi la stessa intenzione di ricerca. Quindi, per esempio, materasso ergonomico, intenzioni individuate. Sapere qual è il miglior materasso ergonomico, come comprare, come è fatto il materasso ergonomico, oppure trovare altre informazioni che riguardano la marca, comunque la tipologia, i benefici che può portare, le caratteristiche e anche per esempio il pattern scelta può portare a come scegliere il miglior materasso ergonomico, oppure quale scegliere tra un materasso e l'altro, quindi andiamo a individuare un pattern e andiamo a creare un articolo che quando l'utente arriva sul nostro sito trova tutte le informazioni possibili e immaginabili sull'argomento. Quindi possiamo così sapere quali sono le esigenze di ricerca degli utenti e così procedere appunto a scrivere il nostro contenuto e posizionarci. Quindi scegliamo appunto il pubblico, l'audience, e
ad esempio qui il caso ci ha portato a scrivere un articolo di informazioni, quindi il miglior materasso ergonomico, miglior materasso ergonomico economico, c'ha un pattern di volume che va da 2420 a 1330 ricerche mensile, più 1500, più 1520, 4,90, fino ad avere un potenziale totale di ricerca di 8000. Quindi, come questo tornando un attimo all'argomento Instagram, quando ho creato l'articolo sono andato a individuare un po' quello che cercavano gli utenti, quali erano le intenzioni di ricerca, e ho creato questo articolo che si è posizionato per tantissime keyword e che invece di portarmi 1900 visite, me ne porta 20.000 al mese, 30.000. Quindi, creando un articolo che riesca a rispondere e a catturare tutte la maggior parte delle domande degli utenti, riusciamo a aumentarne il potenziale sostanzialmente. Aumentiamo il potenziale, appunto, sempre all'interno del tool nostro abbiamo informational keywords. In pratica, riusciamo a capire tramite questo strumento quali sono le ricerche informazionali legate all'argomento principale. Magari ricerca l'argomento materasso ergonomico, può andare a informarsi sull'ernia di disco, che quindi abbiamo individuato un problema per il quale vanno a scegliere il materasso ergonomico. La sciatalgia, vogliono sapere se il materasso ergonomico porta allergie, per esempio per il materiale che è stato fatto, la discopatia, lombalgia, dolori lombari. Quindi, trattando questi argomenti, comunque o citando tra virgolette questi argomenti all'interno del nostro articolo, andiamo a intercettare anche chi ha l'ernia del disco e cerca la soluzione nel materasso ergonomico. Quindi andiamo ancora ad aumentare. Come potrebbe essere strutturato un articolo del genere? Come vediamo, il titolo. Materassi ergonomici, abbiamo un paragrafo che è le caratteristiche dei materassi ergonomici, come scegliere il materasso, l'approfondimento 1, come fare, cioè perché i sintomi e via dicendo, fino ad arrivare a un materasso ortopedico parlando poi dei problemi che possono essere risolti utilizzando un materasso ergonomico, fino ad arrivare poi a un paragone che è migliori materassi ergonomici. In questo caso andiamo a creare appunto un articolo che ti arriva sul nostro sito, a parte che trova tutte le informazioni, ma può arrivare sul nostro articolo anche su quali sono i migliori materassi ergonomici. Anche se ce l'abbiamo lì in fondo e non è il topic principale, comunque rispondiamo alle esigenze, Google lo capisce questo e propone ovviamente il contenuto che ha maggiore qualità, valore, come si vuole dire. Ok, abbiamo realizzato l'articolo perfetto, pieno di parole chiave collegate, ma possiamo fare ancora meglio. Con le pagine del sito, in pratica, all'interno di SalesZoom c'è sempre una funzionalità che si chiama pagine. Cosa permette di fare? Permette di individuare quelle parole chiave che non sono state utilizzate nel nostro articolo e che però ci siamo posizionati. E quindi andando a creare un paragrafo, andando a inserire in modo più naturale possibile, ovviamente, all'interno del contenuto che abbiamo realizzato, una parola che è stata individuata, per la quale ci siamo comunque posizionati, ma non è stata nominata, possiamo andare a migliorare il posizionamento per quella keyword. Magari abbiamo parlato del materasso ergonomico e non abbiamo parlato dell'ernia del disco, la inseriamo. E magari possiamo andare a posizionarci, migliorare il posizionamento per quella parola chiave, o comunque quel pattern di parole chiave. Come l'esempio dice ergonomico significato, quindi magari dice che materasso ergonomico, vuole sapere che significa pure ergonomico, giustamente. L'ortopedico significato ortopedico, ortopedista significato, definizione di ergonomia, ergonomicamente e via dicendo. Quindi ovviamente quando si va a fare questo lavoro, dovremmo cercare di farlo, cioè ci deve entrare, deve essere correlato realmente, perché a volte Google fa un po' di confusione. Noi avevamo un sito che parlava cioè, motivazione, un sito di motivazionale, però nel titolo c'era sexy, quindi Google ci aveva posizionato per il termine sexy. Quindi Google fa confusione a volte.
Quindi è bene andare a capire se effettivamente le parole che vengono suggerite siano pertinenti a quell'argomento e inserirle in maniera naturale. Cioè, non voglio, cioè, vedo in giro contenuti che usano la keyword secca senza, che ne so, stop keyword, via, andare a Siviglia, vivere a Siviglia, invece di vivere a Siviglia o andare a Siviglia. Cioè, mettiamocene, deve essere naturale. Quasi finito. Come dicevo, una volta che abbiamo individuato queste keyword, analizziamo se effettivamente c'è nel nostro articolo, se non c'è l'andiamo aggiungere. E come suggerisce, come suggerisco anche nella slide, ad esempio potremmo aggiungere un paragrafo, un H3 in questo caso, H2, dove andiamo a spiegare semplicemente cosa significa ergonomia. Poi che facciamo? Una volta che abbiamo ottimizzato, riottimizzato, monitoriamo nel tempo questa pagina. Andiamo a vedere se effettivamente con il tempo, andando ad inserire comunque dei contenuti nuovi, possa essere migliorata ancora. Il tool che fa? Farà un check di nuovo, Google ci posizionerà per altre keyword che non abbiamo inserite, lo rifacciamo il processo fino ad ottenere sempre più, diciamo, volume di traffico. Quindi ogni articolo poi, ovviamente contribuirà al processo, delle famose long tail, le chiavi di ricerca a coda lunga. Cioè andrà a intercettare quelle parole chiavi che digita magari un piccolo volume, un piccolo gruppo di utenti e andrà a posizionarci anche per quello. Magari qualcuno invece di cercare miglior materasso ergonomico cercherà miglior materasso ergonomico in provincia di Milano. Quindi immaginiamo di produrre dei testi sempre in questo modo. Quindi ogni testo che viene pubblicato o creato sul nostro sito sia stato realizzato con una keyword research, con un copy, con una scrittura realizzata ad hoc. Quindi cosa faremo in questo caso? Andremo a dire addio ai SEO omeopatici, quindi ai copywriter che dicono di essere SEO, e ce lo faremo da soli, risparmiando, tra virgolette, soldi e ottenendo comunque dei risultati migliori nei vari casi. Un esempio concreto, in azienda abbiamo formato dei giornalisti di una sezione di Donna Moderna. Formando lo staff, un solo copywriter, quindi un solo articolista, un solo giornalista, come si vuole chiamare, contribuiva al 10% del traffico totale di Donna Moderna. Cioè, Donna Moderna faceva 1 milione di visite, il 10% apparteneva a come fare, perché dietro c'era uno studio di keyword, un'ottimizzazione, andava a catturare un pattern di keyword che magari i giornalisti del sito principale non facevano, e quindi adesso è il 9%, ho controllato prima, però è importante come una sola persona riesca a ottenere un traffico pari, cioè in un grande portale 10%, 9% è una buona conquista, diciamo. Ho finito. Se ci sono domande magari sull'argomento.